Vado su Stanzio Online, entro con Speed, ti dirò io quando chiudere la visualizzazione, quando avrò dei dati sensibili, Andrea. Benissimo. Ormai Intanto la mettiamo a, intanto la mettiamo a schermo questa. allora, quindi io entro con il QR code semplicemente. Sì, appunto, questa procedura Ecco qui, possibile. acconsento. E mi Eccola qua. ritrovo, allora, se non vi ritrovate direttamente in questa pagina, vi potreste trovare vi potreste trovare in questa pagina qui, che adesso vi faccio vedere. Bene che sappiate tutti i passaggi, vi potreste trovare entrando in istanze online, vi potreste trovare in aspettate, vi faccio vedere in questa pagina. Non trovate qui il link per la procedura per iscriversi al concorso. Quindi, come sempre, come alla stregua di come abbiamo fatto per il concorso per i docenti, occorre andare in alto a destra dove c'è il nome, entrare nell'area riservata, andare a sinistra servizi, tutti i servizi, scendere giù, scrollare giù e andare alla lettera P dove troviamo piattaforma, concorsi e procedure selettive. Clicchiamo su piattaforma e troviamo le istanze e solo le istanze aperte per il mondo della scuola. Quindi per questo io preferisco entrare in istanze online, perché su IMPA ci sono tanti concorsi, dagli orchestrali e tanti altri tipi di procedure che sono in essere. Quindi a noi non interessa, a differenza delle altre volte, il concorso per docenti. Entriamo qui nella terza finestra, che parla proprio del concorso ordinario per l'accesso al ruolo della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del DL 30 marzo 2001, 165. Andiamo alla domanda. La prima cosa che vi chiede il sistema è scegliere la regione, perché, come diceva Rosa, il concorso è su base regionale e ogni regione avrà, e lo trovate nel bando, lo trovate sull'Orizzonte, lo trovate sulle nostre pagine della Uscuola, tutti i posti suddivisi regione per regione. Naturalmente è inutile dire che le regioni che hanno più posti a disposizione sono le regioni del Nord. Quella che ha più bisogno di dirigenti scolastici è la Lombardia. Mentre non vedete la Basilicata e il Molise colorati, perché non ci sono posti né in Basilicata né in Molise. Quindi gli aspiranti di queste due regioni dovranno fare la domanda, orientarsi su un'altra regione. Quindi immaginiamo che io intenda fare il concorso nella regione Toscana, o clicco sull'icona della Toscana oppure clicco sul nome Toscana e vado avanti. Attenzione, dati sensibili, non te l'ho detto in tempo. Avanti, e Andiamo mi ritrovo alla sezione dove ci sono i vari campi da completare. Come vedete, qui ci sono alcuni campi che sono in rosso, hanno un asterisco e sono campi obbligatori, ovvero campi senza i quali, se non si compilano, se non, senza la compilazione dei quali, non si può procedere all'inoltro della domanda. Andrea, una cosa molto importante che voglio dire a tutti è che qualora voi non aveste ancora una PEC, siete tenuti ad averla, perché io sono riuscita ad entrare ne nella domanda perché ero già in possesso di una PEC. Ho fatto una prova con una collega docente che invece non ha la PEC, e il sistema non ti permette di presentare domanda, non te la fa nemmeno vedere, cioè ti fa entrare e ti dice non hai la PEC, quindi non puoi presentare domanda. Quindi non si può rimandare la creazione della propria PEC, occorre farla prima della scadenza della domanda, altrimenti non potrete produrre domanda. Quindi entro il 17 gennaio, chi non lo ha ancora la PEC la deve dunque predisporre. Titoli di servizio per l'accesso. Noi sappiamo
che occorre avere delle 5 annualità di servizio, che possono essere anche di pre-ruolo. Per annualità consideriamo anche i 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino agli scrutini. Come vedete, la pagina mi dà già la mia situazione, cioè io che docente sono, dove sono titolare, sono un titolare ordinario, e questa è una parte, e quindi è un punto della domanda che voi non potete toccare, cioè il sistema ve lo dà in automatico. E poi vi riporta ai dettagli della prima nomina. Nel mio caso, essendo una diversamente giovane, come dico sempre, il mio primo contratto a decorrenza giuridica io l'ho avuto il 1° settembre del 1991, tanto tempo fa, nella preistoria. Ma la decorrenza economica, quindi io sono stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica il 1° settembre 91, ma con decorrenza economica il 30 ottobre del 1991. Quando sono stata confermata il ruolo? Sono stata confermata il ruolo l'anno successivo, perché ho superato l'anno di prova, quindi il 1° settembre 1992. Nel mio caso, il sistema, come vedete, in automatico mi dice che io ho un'anzianità di servizio, dopo la decorrenza economica, prima della nomina e ruolo, di 31 anni, quindi sto a posto, non ho nessun problema. Ma una persona che è stata immessa in ruolo quest'anno, quindi 1° settembre 2023, non avendo superato l'anno di prova, non potrà presentare domanda, così come non potranno presentare domanda tutti coloro che, pur se hanno avuto un incarico fino a tempo indeterminato, per un motivo o per un altro non hanno terminato, non hanno finalizzato l'anno di prova, e quindi effettivamente non c'è stata la conferma come prima nomina il ruolo. Immaginiamo che invece io sia stata immessa in ruolo il 1° settembre del 2021 con decorrenza economica 1° settembre 2021, e ho superato l'anno di prova, quindi 1° settembre 2022. Quindi mi dice che io, vedete, il sistema in automatico mi dice che ho un'anzianità di servizio pari a 2 anni. Naturalmente, questi 2 anni non sono sufficienti per poter concorrere a questo concorso, e quindi sono tenuta ad aggiungere tutti gli anni di pre-ruolo. Come li aggiungo? Li aggiungo qui. Vi voglio far vedere che il sistema è intuitivo, vi dà un errore. Se io provo a salvare così, mi dice: la partecipazione al concorso richiede un'anzianità di servizio complessiva di almeno 5 anni, cumulativa di servizi pre e post prima nomina e ruolo. L'anzianità complessiva dichiarata è di 2 anni. Cioè mi dice il sistema: tu mi hai dichiarato che hai 2 anni di ruolo, non puoi partecipare al concorso, a meno che tu non abbia precedentemente fatto del servizio, o per un anno intero, o per 180 giorni, o dal 1 febbraio fino al termine degli scrutini, e quindi in questo caso dovrò aggiungere naturalmente annualità antecedenti alla mia nomina in ruolo. Quindi diciamo 2000, mi viene in mente 2018, 2019, con il codice della scuola dove io ho prestato servizio. Metto la provincia, naturalmente, il comune dove si trova questa scuola, tipo di servizio. Come vedete, si apre la tendina e la tendina riporta solo le scuole statali. Data d'inizio, immaginiamo dal 1° settembre, che anno è messo? 2018. Successivamente, naturalmente, importante 180 giorni, vi ricordo, oppure dal 1 febbraio fino al termine degli scrutini. Quindi inserisco, vedete, se io avessi prestato un servizio valutabile per 180 giorni, in quanto fino al termine degli scrutini, avrei dovuto fleggare qui. Il sistema mi chiede anche se io ho avuto periodi interruttivi nel computo dell'effettivo servizio, quindi così come l'ha chiesto per il periodo di ruolo, me lo chiede anche per il periodo di pre-ruolo, e quindi io metto
No. Naturalmente dovrò inserire, sono arrivata a 3 annualità, quindi vorrà dire che dovrò inserire altri 2 anni, altrimenti il sistema non mi fa andare avanti. Per evitare di perdere tempo, aspettate un attimo, torno indietro, rimetto la mia data la mia situazione, insomma, il mio essere diversamente giovane, e anche a livello di scuola. E quindi, come vi ripeto, io sono entrata in ruolo nel 1991. Quindi ho 31 anni di servizio, quindi qui non devo aggiungere nulla perché ho tutti gli anni che mi servono, superati 5 anni, che mi servono per poter concorrere per questo concorso. Naturalmente io sono una docente di scuola primaria, sono una docente laureata, ma qualora non lo fossi, non basterebbe essere soltanto docente di ruolo, perché occorre, congiuntamente ai 5 anni di servizio, occorre avere anche un titolo valido per poter accedere a questo ruolo. Quali sono i titoli validi? Li troviamo nel secondo link, quindi titolo di studio. Come vedete, si apre una tendina abbastanza fitta che fa riferimento a un diploma d'accademico di secondo livello, di Accademia di Belle Arti, oppure dell'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche, oppure dell'Accademia Nazionale di Danza, oppure dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Statali, oppure ho un diploma di Accademia delle Belle Arti Vecchio Ordinamento, un diploma di Conservatorio di Vecchio Ordinamento, oppure un diploma di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche Vecchio Ordinamento, oppure ho una laurea Nuovo Ordinamento Magistrale, ho una laurea specialistica, ho una laurea Vecchio Ordinamento. Nel mio caso ho una laurea Nuovo Ordinamento Magistrale. Vado a cercare la mia laurea, che è la LM59, e devo cliccare in che anno l'ho conseguita. Nel 2012-2013, quando l'ho conseguita, quindi inserisco la data di quando l'ho conseguita, dove l'ho conseguita, con che votazione l'ho conseguita, quindi qua inserisco 110, qua 0 su 110. Il sistema ti dà anche la possibilità di inserire la lode. Qualora io avessi conseguito questo titolo all'estero, devo selezionare la parte sottostante dove dichiaro di avere un titolo conseguito all'estero e devo dichiarare, scrivere l'ente che ho riconosciuto il titolo conseguito all'estero, in che data è stato riconosciuto e il numero dell'atto in cui è stato riconosciuto questo titolo. Vado a salvare e come vedete, il sistema mi dice che questi 2 campi obbligatori sono stati correttamente compilati. Naturalmente qui posso inserire altri titoli valutabili. Attenzione, gli altri titoli valutabili non sono i miei 31 anni, nel mio caso, o 20 anni, o 25 anni di servizio come, non voglio dire semplice docente, perché i docenti non sono semplici, non sono mai semplici, fare il docente non è mai semplice. Diciamo, soltanto l'aver fatto il docente senza un altro tipo di attività non è un ulteriore titolo. Per quanto riguarda i titoli, vi invito a scaricare, come dico sempre, anche per quelli che concorrono come docenti ai concorsi che abbiamo in questo momento in essere, la tabella dei titoli, quindi la tabella di riferimento. In questo caso è la tabella A, che è stata allegata in Gazzetta Ufficiale nel momento in cui è stato emanato il bando. Quindi andiamo agli altri titoli valutabili. Perché vi invito a scaricarlo? Vi invito a scaricarlo perché lì vedrete anche il punteggio, quindi il peso ponderale di ogni titolo che andate ad aggiungere in questa procedura. Quindi vedete, abbiamo 3 link, 3 sottolink, altri titoli valutabili, titoli culturali, titoli di servizio in carico, titoli professionali e le note. Andiamo a vedere i titoli culturali. Quali sono i titoli culturali? Se io dovessi possedere un'ulteriore laurea, quindi non la laurea che io ho inserito come titolo di accesso, nel mio caso una LM59, se io dovessi possedere un'altra laurea,
potrei farmela vedere, dovrei inserirla in questo campo, semplicemente cliccando su più, inserendo aggiungi, vedete, il sistema vi dice, guardate, in questa sezione dovete inserire soltanto titoli ulteriori rispetto a quelli dichiarati ai fini dell'accesso. Quindi in questo caso dovrei andare a compilare questi campi, dove dovrei andare a cliccare, a cercare un'altra volta la laurea che è in mio possesso. In questo caso parliamo di un vecchio ordinamento magistrale, un diploma accademico di vecchio ordinamento di secondo livello, dove l'ho ottenuto, in che anno accademico, nel conseguimento e se l'ho conseguito all'estero, semplicemente. Questa ulteriore laurea vi dà, e questo lo trovate nell'allegato A, che vi ripeto, vi invito a scaricare, a guardare, vi dà un punteggio di 2,5. Sappiamo che il punteggio in graduatoria può arrivare a 230 punti. Perché? Perché alla prova scritta il massimo sono 100 punti, alla prova orale il massimo dei titoli che si possono assegnare ad un candidato sono ulteriori 100 punti, il minimo sono 70 punti e per i titoli culturali, quindi professionali, la commissione può assegnare altri 30 punti, quindi il massimo in graduatoria sarà 230 punti. Oltre alla laurea vecchio ordinamento magistrale è valutabile anche un'ulteriore laurea triennale. Naturalmente, se parlo di laurea triennale, parlo di una laurea che sia totalmente diversa da quella che ci ha dato la possibilità di accedere alla laurea magistrale che ho utilizzato come laurea di accesso, naturalmente. Quindi anche qui deve essere tutta un'altra storia rispetto alla laurea che abbiamo inserito come titolo di accesso. E questa laurea triennale mi dà un peso ponderale di un punto. Dopodiché abbiamo il dottorato di ricerca o il diploma di perfezionamento equiparati per legge o per istituto e ricompresi nell'allegato 4 del decreto del Ministeriale dell'Istruzione 42 del 2009, che vale 3 punti. Poi abbiamo il diploma di perfezionamento e così via, l'abilitazione scientifico nazionale, la borsa di studio, il master di un livello corrispondente a 60 CFU, che per esempio vi dà vi dà un punto, mentre il master di secondo livello vi dà un punto e mezzo. Insomma, sono tutte i pesi ponderali di questi titoli li trovate nell'allegato A, così come viene valutato anche il titolo di specializzazione sul sostegno. Quindi, se i candidati hanno anche il titolo di specializzazione sul sostegno, questo viene valutato un punto. Oltre a questi titoli che sono denominati titoli culturali, abbiamo poi i titoli di servizio e di incarico. Ribadisco che non parliamo di titoli di servizio da docente, ma per esempio di titoli di servizio prestato in qualità di dirigente scolastico o preside incaricato. Non so quante persone ci siano in giro che hanno questo requisito. Credo che la maggior parte abbia già conseguito poi, sia diventato già dirigente scolastico in questi anni, però comunque il sistema vi dà questa possibilità. Così come vi dà la possibilità di avere un punteggio il servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, oppure il servizio prestato come incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, anche qui nell'allegato A c'è il riferimento di quanti anni massimo possono essere considerati. Quindi, per esempio, se facciamo riferimento, sto prendendo l'allegato A, per ogni anno di collaboratore scolastico, quindi questa voce qui, aggiungi, qui ce lo dice, vedete, sono valutati 6 anni di servizio, quindi se ne avete di più non li potete aggiungere tutti, ne potrete inserire soltanto fino a 6. Quindi anche qui vi dovete dichiarare di aver prestato un servizio di almeno 180 giorni, in che anno scolastico accademico avete prestato questa attività di collaborazione col dirigente. La cosa che vi dico è che dovete, qui è ben specificato, ed è stato bene che l'abbiano specificato, che questo è stato motivo di contenzioso negli anni scorsi. Occorre avere naturalmente una nomina scritta da parte del dirigente scolastico, quindi un numero dell'atto, la data dell'atto,
perché in passato è capitato che qualcuno magari non aveva una documentazione scritta afferente a questo tipo di incarico e ha avuto poi dei problemi nella fase della validazione poi di tutti i titoli. Quindi titolo di servizio di incarico, titoli professionali che sono l'inclusione nell'elenco degli esperti del nucleo di valutazione e il contratto di docenza remunerata presso un'università riconosciuta dal Ministero dell'Università. Come vedete, aggiungi sempre, quindi qui l'ente costitutivo in elenco, è molto intuitivo l'inserimento dei dati. Quindi io vi consiglio, come faccio sempre, prima di mettere mano alla domanda, di prendere il vostro curriculum e mi auguro che ogni anno voi l'abbiate aggiornato con tutte le attività che avete prestato. Comunque, chiedere alla scuola di avere accesso al vostro faldone, quindi al vostro fascicolo, per tener conto di tutte quelle che sono stati gli incarichi che avete ricoperto e quindi avere anche chiara contezza di quali sono gli incarichi che avete ottenuto. Io, per esempio, se non vado a vedere il mio curriculum, non ricordo quanti anni ho fatto la funzione strumentale, quanti anni ho fatto il collaboratore dirigente scolastico, dovrei andare a riprendere il mio fascicolo e riportare quelli che sono il numero dell'atto, la data dell'atto con il quale siete stati individuati. Naturalmente potreste anche non avere nessun tipo di questi titoli, tant'è vero che questa è una parte della domanda non obbligatoria, ve lo dice chiaramente facoltativo. Titolo di preferenza, qui io inserisco una eventuale titolo di preferenza che va anche dal semplice avere dei figli a carico. Quindi qui vado a inserire il numero dei figli a carico, o comunque altri tipi di titoli di preferenza che vi ricordo non sono una precedenza, ma sono una preferenza a parità di punteggio. E poi abbiamo le altre dichiarazioni. Prima di andare alle altre dichiarazioni, io vi consiglio di cliccare nel banner che c'è qui in basso, lo vedete questo? Fai clic qui per procedere all'emissione del bollettino per il pagamento dei diritti di segreteria previsti per la partecipazione al concorso. Clicco qui e mi esce in automatico la dicitura che fa riferimento alla mia proposta, alla mia domanda. Mi dice: guarda, tu stai chiedendo di partecipare a questo concorso, il concorso ha una tassa che devi pagare di 15 euro, quindi ti dà la possibilità di effettuare il pagamento online, quindi vi riporta PagoPA, oppure se non volete utilizzare la procedura online, non volete inserire i dati della vostra carta di credito, PayPal, potete andare a scaricare il file in PDF, eccolo qui, e vi dice: puoi andare a pagarla con l'API oppure puoi pagarla presso le banche, sportelli ATM, poste e punti postali, supermercati, ricevitorie, e naturalmente andrete quindi ad allegare la ricevuta del pagamento che avete effettuato. Aspettate un attimo, che sono uscita fuori, vado di nuovo indietro. Tutti i servizi, vado sempre P, occasione buona per ripetere dove si trova la domanda. Vai alla domanda, avanti, avanti. Ecco qui. Quindi immaginiamo che io abbia già proceduto al pagamento della tassa per partecipare a questo concorso. Dichiaro di essere cittadina italiana. Dichiaro di godere dei diritti civili, dichiaro di essere iscritta alle liste elettorali nel comune, nel mio caso, di Napoli. Dichiaro di avere un'idoneità fisica, di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali, di non avere procedimenti amministrativi in atto oppure di aver in corso i seguenti procedimenti amministrativi, poi in base alla propria situazione, naturalmente. Scusate, ma il telefono che suona, spengo. Dichiaro di non avere precedenti penali, dichiaro di non essere stato mai destituito. Questo campo è riservato a tutti coloro che hanno una disabilità o sono DSA e chiedono di utilizzare dei tempi aggiuntivi, quindi qui cliccheranno sì o no,
oppure tutti coloro che hanno bisogno di strumenti compensativi, che può essere, non lo so, un lettore digitale, oppure poter fare anche la prova preselettiva in maniera orale. Vi ricordo che naturalmente chi ha un'invalidità superiore all'80%, attenzione, fate attenzione, perché ho sentito delle notizie che sono, diciamo, destabilizzanti. Non, la preselettiva non la svolgono non quelli che hanno la 104, perché io potrei avere anche una 104 articolo 3,3 e non essere invalido. È difficile, ma in genere potrebbe accadere che ho un'invalidità magari al 67%. E quindi dovrei fare comunque la prova preselettiva. Chi è che non fa la preselettiva? Coloro che hanno invalidità superiore all'80%. Ricordo che la preselettiva si svolgerà soltanto nel momento in cui ci sarà una richiesta di partecipazione al concorso pari 4 volte ai posti, 4 volte in più ai posti messi a bando. Quindi negli ausili ai tempi aggiuntivi io cliccherò questa procedura, questa parte, scusatemi. Naturalmente, 10 giorni prima del concorso, che dovrebbe, il cui calendario dovrebbe uscire dopo 15 giorni dalla chiusura della prova, quindi dopo il 17 gennaio, 15 giorni dopo il 17 gennaio, dovranno mettersi in contatto con l'ufficio scolastico regionale nel quale hanno fatto richiesta di partecipare al concorso per organizzare la loro partecipazione al concorso. E poi ci abbiamo il versamento di aver effettuato questo versamento. In questo caso scegli file, mostra tutti i file. Diciamo che io faccio finta che ho pagato già, lo inserisco, trattamento dei dati personali, dichiaro di aver preso visione dell'informativa, salvo. La dichiarazione obbligatoria di non essere così, salvo. Che cosa ho fatto? N versamento, scegli file, non mi ha dato un'altra volta il file, lo inserisco, salva. E come vedete, i campi sono diventati tutti verdi, quindi anche le altre dichiarazioni, posso procedere a inoltrare la domanda, la inoltro. Mi dice operazione momentaneamente non disponibile, provare in un secondo momento, ci sarà qualche problema, vediamo un attimo. Sapevo che c'erano dei problemi, che da stamattina c'erano dei problemi, quindi operazione momentaneamente non disponibile, provare in un secondo momento, evidentemente ci sono dei problemi in piattaforma, però la procedura vi è chiara di come occorre procedere. Naturalmente, una volta che avete inoltrato la domanda, vi consiglio di scaricare il PDF, anche se lo troverete sicuramente nell'archivio. Quindi, dove andate a trovare nell'archivio? Per andare a trovare la domanda, andate nell'area riservata, andate in servizi, andate in tutti i servizi. Potete andare anche in tuoi servizi, stanze online, accedi, vado in archivio e nel 2023 dovrei trovare, scusatemi, dovrei trovare, mi hanno distratto un attimo, nell'archivio dovrei trovare domande che ho fatto. Qui trovate tutte quelle domande che io ho annullato per fare i tutorial del concorso docente. Comunque lo troverete qui. Benissimo. Denoto che effettivamente ci sono dei problemi da inoltrare la domanda. Magari segnalerò alla segreteria nazionale che ci sono questi problemi e faremo in modo di sanare questa situazione. Però Grazie, Rob. Sì. parliamo, procedere con la domanda, riprendete il vostro curriculum vitae. E se non lo avete mai fatto, andate a scrivere tutte quelle che sono stati gli incarichi che avete avuto come funzione strumentale, come collaboratore del dirigente, tenendo conto del numero di protocollo e della data nelle quali vi è stato dato questo incarico. Bene, grazie Roberto.